Fidate, state facendo una grande cosa, non è un esercizio solo di memoria, sarebbe doveroso, è un esercizio per il futuro, l'educazione alla legalità. Chi entrerà in quell'aula si ricorderà di Giancarlo, chiederà, diventerà un esempio. Voi avete giornalisti e giornalisti minacciati anche in quella realtà, lo so benissimo. E c'è una frase che ha sempre usato Paolo Siani, che saluto perché so che oggi è lì con voi, dicendo: dove eravate quella volta? Intendeva dire: dovete accendere i riflettori sulla storia di Giancarlo il giorno prima, non il giorno dopo. Questo è quello che dobbiamo assumere noi come articolo 21, ma è anche l'impegno di Claudio Silvestri, di Vittorio De Trapani della Federazione della Stampa, che sono con voi, ad accendere i riflettori il giorno prima, perché i codi li conosciamo, dove c'è di legalità lo sappiamo. Bisogna arrivare prima che possano colpire. La nostra è una grandissima iniziativa che colgo un'occasione non solo per ringraziarvi, ma anche per far sapere a Paolo Siani che il 12 luglio ci sarà l'Assemblea Nazionale di Articolo 21. Noi daremo delle tappe alle comunità che hanno usato la memoria per costruire il futuro, e una sarà proprio la Fondazione di Siani, perché hanno trasformato un dolore privato in un grande evento pubblico, sono diventati scorta mediatica di coloro che vivono nei quartieri a rischio. Per questo ci auguriamo che Paolo e la Fondazione possano essere con noi il 12 luglio, ma l'invito è esteso anche a tutte e a tutti voi. Grazie. Allora, Giulietti, Paolo dice una cosa importante, le scorte mediatiche. Oggi qui con noi a portarci la sua testimonianza diretta abbiamo un giornalista, un collega, ma è soprattutto un amico, al quale innanzitutto l'amministrazione vuole dedicare e consegnare una targa, e quindi invito Monica a consegnare la targa e il sindaco ovviamente a Mimmo Rubbio, che è un giornalista tutto sport, che sta in questa sala. Ci sono gli angeli custodi di Mimmo che lo proteggono 24 ore su 24. Approfitto per salutare e ringraziare gli agenti della Polizia di Stato, ma anche i carabinieri e il personale della Guardia di Finanza. Mimmo vive e lavora in un territorio che non ha soluzioni di condizione. Ecco, allora, sentire l'ingiustizia del mondo sulla propria pelle, schierarsi dalla parte della verità, Giancarlo Siani. A Mimmo Rubio, giornalista per l'impegno, il coraggio, la continua ricerca della verità, il sindaco avvocato Giacomo Romano, tutta l'amministrazione. Mimmo vive e lavora in un contesto dove non c'è soluzione di continuità, non vive in provincia d'Arzano, vive in un contesto che è Arzano, San Giuliano, Napoli, dove la criminalità la fa tanto, ma lui non ha avuto paura, ha avuto il coraggio di accendere la cosiddetta luce sui fatti. Mimmo. Un saluto a tutti, un doveroso ringraziamento al sindaco, alla Giunta, ovviamente tutti gli operatori, alla collega Monica, che ci conosciamo da anni, anche lei era parrucchiera, no? Quindi è sempre bello il riconoscimento reciproco anche tra i colleghi che hanno il coraggio. Sono particolarmente contento, che mi capita spesso di stare, di ricevere premi, di venire a qualche inaugurazione, ma mi fa particolarmente piacere, uno, l'atto di coraggio di questa amministrazione, l'ho già detta informalmente al sindaco, cioè dedicare l'aula consigliare a un sindaco per noi, ma in generale per la legalità che è quello di Giancarlo, è davvero un atto coraggioso. Lo dico perché, compreso Giancarlo, non si è occupato solo di Camorra in quel periodo, non si è occupato solo del Cangiolo. Se qualcuno riuscirà ad approfondire la vita professionale di Giancarlo, non si accorgerà che mi ha parlato di tante cose. A queste ne cito qualcuna, perché l'informazione spesso si interfaccia con la politica. In quel periodo mi si occupa dei finanziamenti della ricostruzione post-terremoto. E quelle sono problemi, perché
riguardano un po' come anche la corruzione, non solo l'infiltrazione della criminalità organizzata. E oggi come mi ricordo, a Siena abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, ma anche un po' la preoccupazione in questo momento nostra, ma anche con voi in generale, perché è anche un argomento della politica nazionale, è la gestione e il controllo, che fosse l'ordine sui fondi del PNR. Quindi l'augurio ovviamente è che noi riusciamo a spenderli, innanzitutto come paese Italia, a spenderli bene per le nostre comunità e soprattutto che ci siano dei filtri che tengano fuori atti di corruzione. Ripeto, torno un attimo indietro, una cosa mi piaceva donare dalla circostanza rispetto al fatto che oggi avete dedicato alla Lassiani. E che cosa mi ha legato? Io proprio in questi giorni ho avuto modo un po' di rivedere un attimo il mio excursus professionale. E, mi ricordo, io non ho avuto il piacere di conoscere Giancarlo perché io ho iniziato diciamo, la mia attività professionale 4-5 anni dopo la sua morte. Però ho iniziato subito a vivere negli anni fino a 80, inizio gli anni 90, la vita relazionale. Io stavo al giornale di Napoli, era un appositivo, ma era un corrispondente di tutta la regione di Napoli. E quindi ho vissuto diciamo, il periodo post dei primi anni, quando anche era difficile, dopo quella di Mangiando, in cui era difficile anche fare questo tipo di lavoro. E Giancarlo aveva aperto uno squarcio. Io dicevo questo perché mi lega a un aspetto particolare, eccola qua. Era il 1993, questa è una denuncia che ho fatto dal giornalista nel 93, si parlava 30 anni fa, nella mia città, ma lui era anche il corrispondente, quei comuni lì, in cui praticamente mi sono trovato, ma la maggior ragione oggi ha un senso dire questo, perché io mi sono trovato a seguire in quel periodo i lavori del consiglio comunale, si alzò improvvisamente un consigliere comunale mi disse, ma tu stai, era un periodo in cui ci fu un'inchiesta della Corte Penale, che parlavamo l'inchiesta della magistratura, che portò l'arresto di due sindaci, che era un concorso dei vigili urbani, insomma, l'arresto dei vigili e quant'altro. E allora questo consigliere si rivolse nei miei confronti dicendo, ma tu che cosa intendi fare? Fare delle inchieste, vuoi fare la fine di Giancarlo Siani, c'è ancora qua. E dice, ma questo può essere pericoloso, io ci parlavo, può essere pericoloso per lui e per il paese. Oggi è paradossale che nel 93 mi sono trovato nel modo in diretto, insomma, ad avere la segna di Giancarlo, del coraggio diciamo, di seguire il mio territorio. Poi sono giornalista, sono occupato di tutto in quei anni, ma ero legatissimo alla mia comunità, che sono uno che difendeva la terra, il proprio territorio, e quindi cerco sempre di, come dicevo anche il parroco, di essere da stimolo, tanto è vero che poi successivamente dalle mie personali inchieste giornalistiche sono nate tutte le inchieste della magistratura che hanno portato quasi ai tre scioglimenti per l'infrazione della comunità del Comune di Cassano. Quindi diciamo non sono molto inviso dalla politica locale. Questo ciò ho detto è un atto coraggioso. Io sentivo, come dire, fare una gerarchia dei pericoli, oggi non so se è pericolosa la comunità militante dei grandi potenti della mia zona, delle nocce o dei decisionisti, o se invece devo temere più la politica dei cosiddetti piante dell'imprenditoria, quella che fa affari, quella che devo della camorra e quant'altro. Ecco lì, quello è lo strato superiore, è quello io ovviamente l'auguro, perché avere il coraggio di delegare quest'aula a Siani vuol dire che c'è una mentalità politica che ha ispirato questa amministrazione e anche nel coraggio di aver scelto. Ci si può essere d'accordo o non d'accordo, sono prego, forse è meglio di contestare poi per il contributo di qualcuno che c'è un osservatore interno può essere positiva per la politica. Quindi da questo punto di vista va accolta diciamo, in pieno una situazione del genere. Siani per noi ha rappresentato tutto, ha detto mi dica questo, certo il paradosso di ritrovarmi dal 93 per quella denuncia in cui mi occupavo della mia realtà locale, ritrovarmi oggi sotto scorta, ringrazio ovviamente i miei custodi che stanno lì,
che da qualche anno insomma, si occupano della mia vita. Ma la domanda non ci sono, la domanda non penso, ma secondo voi è normale che un giornalista debba vivere solo lo sport per fare una vita blindata? Non più vita, ovviamente, non posso raccontare, anzi, qui ci abbiamo il presidente della federazione che ora ci può raccontare quando si stringe ancora di più il cerchio rispetto all'informazione e quando è più difficile parlare con un giornalista, o più facile a parlare dei grandi, quello sono sempre occupato, che a parlare di politica. O diciamo più o meno di quella politica si muove diciamo, in zona grigia per tornare diciamo io l'invito che faccio a questa comunità forse una delle più belle soddisfazioni che è capitata in questo periodo un mese fa e di dire che ci sono state 4 arresti per estorsione ad Arzano e sono venuti fuori per l'atto di coraggio di un imprenditore che era titolare di un bar, tra uno dei 4 arrestati, per la sua del clan mi ha minacciato anche la mente della scorta l'agosto scorso, non ho visto altre raccontare. Però la cosa più bella che mi è capitata diciamo, in questo periodo e complessivamente è che questo imprenditore pubblicamente non mi ha detto io trovo il coraggio, ho trovato il coraggio attraverso te perché tu sei diventato un punto di riferimento da tanti di questi territori e per me è stato diciamo, un elemento di grandissima soddisfazione e ma tutto sommato i sacrifici a me hanno un senso di ricaduta nella mia comunità dove ci siamo trovati in un contesto di guerra e poi la dottoressa Regina che conosce benissimo persino il comandante della polizia locale sottosporta ha minacciato la censura se prete Don Maurizio per ricevere no? Tutti i fenomeni legati allo stesso grado di cui siamo dentro di situazione che ci riguarda e quindi da questo punto di vista l'augurio che la politica possa ecco, cogliere questa grandissima occasione di diciamo che non sia banale, che non sia circostanza, che non sia un solito modo per dire anche noi vogliamo simboleggiare qualcosa della legalità, che sia atti concreti, che siano soprattutto interessi di difesa della comunità. Ecco, questo è quello lavoro che faccio anche agli altri sindaci, di lavorare per le vostre comunità, perché secondo me è la cosa più bella, la soddisfazione più grande della politica è essere lasciare un buon segno, anche perché poi ci dicono i vostri figli, se fate male, io dico, ma che coraggio avete insomma di lasciare un territorio in cui gli stessi pensano voglia andare lì, perché mancano le servizi, mancano le servizi. Quindi il mio auguro è da questo punto di vista fare anche per voi e di farne tesoro. Ovviamente un saluto affettuoso di Giancarlo, che come diceva me è anche una persona diciamo, piena di un suo io, di un suo percorso che prescinde da Giancarlo, a cui però lo guardiamo sempre con stima e ammirazione. Grazie anche a Claudio Silvestri che fino ad ora è stato un punto di riferimento per noi giornalisti in campagna oggi. Con il nuovo ruolo di presidente di carica della federazione della stampa diciamo che va verso Roma quindi ci va da però è stato un punto di riferimento anche per noi ecco prima si parlava di scorte mediatiche io prima ancora che mi fosse assegnata la scorta quella vera quella H24 che ci lavora io devo ringraziare gentilmente la federazione Claudio perché noi abbiamo fatto sempre scelto quando ci sono stati dei pericoli intorno a noi, fare innanzitutto la scorta mediatica. Io quella l'ho avuto prima ancora, un periodo e una provocazione stavano anche così, altri mi sono costretto a prendermi il porto d'armi per difendermi, perché se scendo tutto casa mia mi trovo il boss di turno mi vuole ammazzare, però per fortuna, almeno per ora, insomma, la vita ce la riprendiamo ancora, grazie anche allo Stato da questo punto di vista. Vi ringrazio tutti voi. Grazie. Volevo approfittare per salutare dei colleghi che sono in aula, abbiamo Antonio Castaldo, Gabriella Fellini, Giorgio Livi, Ionova, Elisa Bentanacco e grazie veramente per essere qui. Hai anticipato un tema, ponendo la domanda
provocatoria, ma è possibile che uno che fa liberamente il suo lavoro di giornalista debba essere minacciato? Noi in Italia, nel sud in particolare, in Campania, abbiamo un problema molto serio. Ci sono molti, molti giornalisti che sono minacciati, altri che hanno scorte dinamiche o come la tua, che è di livello 4, quindi la massima attenzione. Però abbiamo degli uomini e degli organismi che, al di là della metafora della scorta mediatica, veramente non li hanno lasciati mai soli. Uno di questi è Claudio Silvestri, che è il presidente del Sindacato d'Italia dei giornalisti della Campania ed è il segretario aggiunto della FNSI, al quale do la parola. Mi avete nominato troppe volte, mi sento una responsabilità enorme, magari sono delle sciocchezze. Ma sono felicissimo di questa iniziativa dell'amministrazione comunale, quella di intitolare quest'aula a Giancarlo Siani. Giancarlo è un simbolo potentissimo per la legalità, ma anche per il nostro mestiere di giornalista. Chi ha ucciso Giancarlo? Acceso centinaia, migliaia di voci che su quell'esempio hanno cominciato a denunciare. Ci sono tantissimi ragazzi che sono diventati giornalisti sull'esempio di Giancarlo Siani. E in più c'è anche un fatto: loro hanno ucciso un ragazzo come tanti, giovane e bello, hanno creato un'icona perfetta. Un Cristo, un eroe greco, vittima del destino, non come necessità, qualcosa di ineluttabile. E ce l'hanno riconsegnato così. Se penso a Giancarlo, penso a quello che tanti giornalisti come Mimmo, come giornalisti che lavorano su questo territorio, come Monica, che fanno questo mestiere senza rete, cioè senza la protezione di un giornale che possa aiutarli in una loro iniziale, oppure che possa prendere le loro parti appunto di fronte alle minacce. Io mi sono interrogato spesso sul motivo per il quale questi ragazzi, questi giovani, per quanto riguarda Mimmo, la loro giovane forse facciano questo. E l'unica parola che mi viene in mente è passione. Quella passione come sentimento feroce che ci porta a inseguire una notizia che va incontro a una verità che va riconsegnata alla comunità. Questo è stato il lavoro di Giancarlo Siani e questo è il lavoro di tante persone che su questo territorio rischiano la propria vita per fare una cosa semplicissima, per raccontare quello che succede nella propria comunità, nel proprio territorio, denunciare la commistione tra camorra, politica, amministrazione pubblica. Il comandante parlava di classifica. L'Italia è al 41esimo posto della classifica mondiale della libertà di stampa. Siamo molto indietro, siamo dietro al Burkina Faso, il paese più povero del mondo. Questo per dare un'idea. E vi dico che siamo anche saliti un po' in questa classifica. Lo sapete perché siamo saliti in questa classifica? Perché da questo territorio, dalla Campania, è nata una battaglia che noi siamo riusciti a vincere. Nel 48 è stata scritta, approvata la legge sulla stampa, che è l'articolo 13 prevede il carcere per il giornalista. Qualsiasi giornalista condannato per diffamazione a mezzo stampa era condannato per il carcere. A noi questo sembrava un abuso incredibile nei confronti dell'articolo 21 della Costituzione. Qualsiasi giornalista che si apprestava a intraprendere un'inchiesta sapeva che avrebbe rischiato il carcere. Quindi noi abbiamo presentato
eccezione di incostituzionalità. Il Tribunale l'ha accolta, ha fatto ricorso alla Corte Costituzionale e adesso questo paese non ha più il carcere dei giornalisti e quindi è sceso, è salito un po' in quella classifica. Ma non basta, non basta. Tenete conto che solo nella provincia di Napoli ci sono 17 giornalisti sotto tutela. In tutta la Campania ce ne sono 5 sotto scorta armata, con minimo un quarto di tutti quelli che sono sotto scorta in Italia. Questo ci dà esattamente la sensazione di quello che è fare questo mestiere in questo territorio. Un rischio enorme. Questo rischio però non è limitato solo alle minacce. I giornalisti devono fare i conti con le querele bavaglie, quelle che noi chiamiamo querele bavaglie. Molti politici sanno benissimo che per fare un'inchiesta non ci vuole niente, basta presentarsi dei carabinieri, denunciare un giornalista, anche se quella denuncia non ha alcun fondamento, era aperta un'inchiesta. Quell'inchiesta per alcuni giornalisti è un peso. Tenete conto che un giornalista che gestisce un piccolo blog in un piccolo comune, in un quartiere, guadagna pochissimi euro e i soldi che dovrà pagare all'avvocato sono un peso enorme, quindi dovrà fare due conti, dovrà fare due conti in tasca e valutare se proseguire in quell'inchiesta o meno. Ma questo è solo uno degli aspetti. Il nostro Parlamento ha acquisito una direttiva europea sulla presunzione di innocenza, ha modificato quella legge inserendo delle cose che riguardano il giornalismo e che affida al procuratore della Repubblica potere enorme su tutte le notizie che possono uscire dalla Repubblica. Quindi i giornalisti e il procuratore a decidere cosa deve uscire o non deve uscire dalla Repubblica. Questo limita tantissimo il nostro mestiere. Quindi noi dobbiamo combattere contro tutte queste cose, molte volte siamo scesi in piazza. Ogni legislatura in questo paese si susegue, molte volte la velocità della luce, perché i governi cambiano spesso, si trova nei cassetti delle proposte di legge per risolvere questi problemi. Ma questi problemi restano in quei cassetti. Nessun politico in Italia ha la volontà di affrontare problemi che riguardano la libertà di stampa. Mettere a tacere un giornalista è una garanzia per fare politica in modo sbagliato, per assicurarsi le mani libere. Ecco, nonostante questo noi continuiamo a fare il nostro mestiere. Continuiamo a fare il nostro mestiere anche se i nostri stipendi sono sempre più bassi, anche se la precarietà è sempre più diffusa, anche se colleghi che sono costretti a fare dei pezzi, a fare delle inchieste per 2-3 euro a pezzo, anche meno, anche gratis. Lo fanno per quella passione che ha mosso Giancarlo Siani. Il nostro dovere come sindacato giornalistico, come nazione della stampa, è stare accanto a tutti questi giornalisti che in territori difficili, come quello di Cruciano, fanno questo lavoro. Ognuno di questi blog che riesce a denunciare quello che succede in un territorio è un avamposto di resistenza civile. Difendere questi colleghi per noi è difendere la libertà e la democrazia di questo paese. Grazie. Grazie. Mi ricordo adesso il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, insomma, anche a Cartago, perché qui va a mettere un po' in bagno l'articolo 21, Vittorio Di Trapani. Buongiorno, grazie. Non è facile parlare dopo gli interventi, ancora di più prima dottor Paolo Siani, perché non onorevole, perché secondo me anche quella fase lì è stata una fase di servizio che il dottor Siani ha reso al paese, non è quello che lo contraddistingue come sua storia, ma voglio ovviamente ringraziare la Presidente del Consiglio, il Sindaco, l'Assessora per
per questa iniziativa, che è vero, la parola che è risuonata molte volte, a me piacerebbe, è una scelta molto coraggiosa, mi permetto di dire che è anche molto particolare, sulla quale quando ho ricevuto l'invito tramite Claudio ho molto riflettuto, perché all'interno di un'aula consigliare, quindi dentro un'istituzione dove opera la politica, si sceglie di intitolare l'aula dove si svolgono i lavori al giornalista, che per mestiere è esattamente la controparte, la dico malissimo, ma così è. Cioè quello che per natura deve essere il cane da guardia di quello che avviene qua dentro, eppure si sceglie di intitolare l'aula ad un giornalista. In quel bilanciamento dei poteri, il giornalista sta esattamente dall'altra parte, a bilanciare il potere rispetto a quello che avviene qui. Quindi, ancor di più, ha ragione Beppe Giulietti, ancor di più io prendo questa non come un'iniziativa che si limita alla memoria. In questo momento l'organizzazione, l'ente comunale sta assumendo un impegno nei confronti della cittadinanza, che è operare secondo quei valori che hanno ispirato Giancarlo Siani come giornalista, la legalità e anche il rispetto nei confronti dell'informazione e sul modo di fare informazione. Però è giusto che ci si ponga questa domanda: ma perché è stata ammazzata? Perché se no vuol dire che sta aiutando il tema, io credo che in questa occasione invece i temi vanno affrontati. Perché è stato ammazzato? A me spiace dirlo, poi ovviamente il dottor Siani mi correggerà. È stato ammazzato anche perché in parte è stato lasciato solo. Se quella che noi ora chiamiamo scorta mediatica, ma io dico di più, se la scorta da parte dei cittadini fosse scattata prima, probabilmente non sarebbe stato ammazzato. Ed è questo che dobbiamo affrontare. Perché finché abbiamo bisogno di eroi, vuol dire che ci sono troppe persone isolate. Vuol dire che ci laviamo la coscienza nel momento in cui diciamo quanto ci dispiace, vorremmo giornalisti come Giancarlo Siani, ma la verità è che un minuto dopo ciascuno del proprio impegno, non parlo solo dei giornalisti, forse troppo si gira dall'altra parte. Forse troppo ci si gira dall'altra parte. E lo dico anche in riferimento ai giornalisti, quando ha fatto bene Claudio Silvestri a richiamare l'attuale situazione del mercato del lavoro, quando si racconta il mercato del lavoro giornalistico e si parla del fatto che oggi si lavora da precari a 2, 3, 4, 5 euro al pezzo, non è una difesa di una corporazione. Vorrei che passasse tra le cittadine e i cittadini che non si sta difendendo una casta che vuole guadagnare. Giancarlo Siani era un precario e anche questo forse è un tema che va affrontato, perché quando sei precario inevitabilmente sei più solo e forse devi anche rischiare di più, perché devi portare a casa il pezzo per guadagnare, per arrivare a fine mese. Forse ti devi assumere più responsabilità. Finché c'è il precariato avremo giornalisti e giornalisti più esposti, inevitabilmente. E forse perché è stato lasciato solo anche da quella comunità delle giornaliste e dei giornalisti. E questa è un'autocritica che noi dobbiamo fare, sapendo che oggi, per fortuna, la categoria ha preso un'altra strada. La categoria oggi ha scelto questa strada che viene chiamata la scorta mediatica, del tentativo di stare di più proprio per arrivare prima. Arrivare il giorno dopo è facile per tutti. Arrivare dopo, bagnarsi il viso di lacrime e commemorare è un'operazione facile. Bisogna arrivare prima. Bisogna arrivare prima ad Arzano, quando Mimmo Rubbio scende giù ed è da solo. Ora lo è meno. Lo è meno perché c'è lo Stato che lo protegge, ci sono i suoi angeli custodi, ho fatto bene a ricordarlo, e se me lo permettete, glielo fate un applauso. Perché noi siamo qui a parlare, facile. Poi c'è chi di mestiere sta lì a rischiare la vita per garantire la vita a qualcun altro. E mi permetto di dire, per garantire a noi cittadini e cittadini di essere completamente informati, perché se oggi sappiamo qualcosa di più di Arzano, e se il comune è stato sciolto ben tre volte, anche perché c'è un giornalista che ha scelto di denunciare delle cose, è lo Stato che ha deciso di proteggerlo e gli ha permesso di continuare, gli permette di continuare a farlo,
ma non sta proteggendo lui, sta proteggendo la nostra libertà, il nostro diritto a essere completamente informati. Mi avvio rapidamente a concludere, perché io spero che questo vostro esempio venga, diventi una buona pratica. Vedo anche altri rappresentanti delle istituzioni. Ragionavo su un percorso della legalità, un percorso che attraversa i diversi comuni e dove, andando nei singoli comuni, si scopre che purtroppo l'informazione dell'articolo 21 ha dei martiri nella storia repubblicana. E perché no, quindi altre aule consigliari dedicate a chi ha donato la vita per l'articolo 21, potrebbe diventare una buona pratica. Mi venivano in mente dei nomi, non li farò tutti, ma nomi più famosi e meno famosi, perché mi viene il nome di Darial, Miran Robati, che hanno perso la vita quasi 30 anni fa e ancora non c'è verità e giustizia per loro. Ma mi viene in mente il nome, anche il nome di Antonio Megalizzi, che è un ragazzo universitario che credeva nell'Europa, credeva nella libera informazione, ha scritto da universitario che cosa vuol dire il danno delle fake news e quindi come si contrasta la bufala, diciamo, all'italiana. Ed è morto esattamente vittima dell'odio, colpito dal terrorismo, e potrei citare degli altri. Però fatemi aggiungere, questo vuol dire arrivare sempre il giorno dopo, ed è giusto farlo, spero che altri lo facciano. Ma vorrei aggiungere un altro elemento che invece è arrivare il giorno prima. E lo ha fatto benissimo Claudio Silvestri con il sindacato della Campania, che non ha aspettato di arrivare il giorno dopo, è arrivato prima. E ad esempio è riferimento a una persona che è apparentemente lontanissima da noi, perché non ci riguarda apparentemente. Mi riferisco a Julian Assange, che è un giornalista. È da 4 anni in carcere di massima sicurezza in Inghilterra semplicemente perché ha denunciato i crimini di guerra commessi da paesi occidentali, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, lì dove dicevano che volevano portare la democrazia. In Iraq e in Afghanistan ha denunciato i crimini di guerra da 4 anni in carcere di massima sicurezza in Inghilterra con la minaccia di essere estradato negli Stati Uniti dove rischia 170 anni di carcere. Claudio Silvestri è arrivato il giorno prima perché gli ha consegnato la tessera del sindacato. Oggi Giulio Assange è un iscritto al sindacato della Campania. A poco serve, forse a nulla, forse a nulla, ma io invece penso che serve a molto, perché continuo a mantenere quella luce di cui ha parlato lei, tenere accesa quella luce rispetto al buio che qualcun altro vuole, perché chi ha voluto Giulio Assange in carcere voleva che quelle storie restassero nel buio, come nel buio dovevano restare le storie di Arzano o come nel buio dovevano restare le storie di Nuvoletta, e invece si è accesa una luce e si accende anche così, consegnando una tessera simbolica. L'esempio del sindacato della Campania è stato seguito da 19 sindacati europei che dopo la Campania hanno dato la tessera onoraria a Giulio Assange. Allora io dico, ma perché oltre a titolare o consigliare qualche comune non decide di prendere coraggio e dare la cittadinanza onoraria a Giulio Assange? L'abbiamo chiesto alla sindaca, l'abbiamo chiesto al sindaco di Napoli, al comune di Napoli, siamo ancora in attesa di una risposta correttamente, e ci sta bene perché abbiamo festeggiato. È stata data rapidamente la cittadinanza a Luciano Spalletti, figurati se io, pur vivendo a Roma, non ho festeggiato. Magari mi aspetto, non voglio dire di più, ma la stessa velocità con la quale si è data la cittadinanza onoraria a Spalletti, almeno la stessa nel darla a Giulio Assange. Invece stiamo ancora aspettando la risposta, è così, Claudio. Ecco, forse in questo dovremmo arrivare il giorno prima, per il rispetto che si deve a un'idea di giornalismo. Guardate i dati dell'osservatorio di Pavia di come sono oggi ridotti i telegiornali. Il 70% dell'informazione è gestita dando voce ai governi, e in questo caso all'attuale governo. Non è una questione governo, sinistra, destra, non interessa questo. Ma non esiste che un'informazione sia dominata in questo modo. Certo, poi è giusto anche fare una distinzione, perché non siamo tutti uguali. E quindi qui abbiamo parlato di chi interpreta il giornalismo come cane da guardia del potere,
E dobbiamo assistere in questi giorni a un rappresentante, uno dei più famosi del giornalismo italiano, nome e cognome, non lo resto, preferisco farlo. Fino a ieri dicevamo che la terza camera dello Stato, scoperto che in questi giorni è diventato il primo resort del governo, sostanzialmente, perché si ritrova annullate, le camere accese, con tanto di pubblicità alla resort e ai vini prodotti dal Trono Vespa. Evidentemente valuteremo questo annuncio qui, è bene che si sappia che la Federazione della Stampa valuterà se ci sono le condizioni per farne tutti quali. Concludo con un pizzico di sorriso. Paolo, io l'ho scoperto di recente, lo confesso, mia colpa. Io non sapevo che Giancarlo Siani quel giorno sarebbe andato a vedere Vasco Rossi. 25, esattamente il stesso giorno. Sono andato a verificare, sono un fan di Vasco Rossi, quindi sono andato a verificare. E poi intanto leggevo la frase che sta lì. Vasco Rossi, una canzone che purtroppo Giancarlo non ha potuto sentire. Dice: voi abili a tenere sempre un piede qua e uno là, gli spari sopra, schierarsi dalla parte della verità. E allora io penso che in tutte le occasioni, per questo vi ringrazio, perché non si può stare con un piede qua e uno là. La linea di demarcazione va creata, bisogna scegliere da che parte stare. E quindi la Federazione della Stampa, la Federazione della Stampa sarà sempre a fianco dei giornalisti che denunciano e sarà sempre presente tutte le volte che voi come Consiglio Comunale o altri enti decideranno di stare dalla parte della verità e della giustizia. Quindi grazie.